Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare sulle spine ferri. In questo episodio, ragazzi, facciamo parte della Marina Militare Italiana. È un episodio che non so per quale motivo non ho fatto fino ad oggi, perché, ragazzi, è una cosa bellissima, è stupenda. Guardate, dietro me abbiamo una nave, si chiama Libeccio. È una fregata militare, ragazzi, una cosa incredibile, enorme, guardate. E la utilizzeremo oggi in battaglia contro una flotta inglese, ragazzi. Noi, in questo momento, ragazzi, non siamo per niente al sicuro, perché sembra che dei nemici, delle navi nemiche si stiano avvicinando verso la nostra costa. Ed è una cosa che dobbiamo difendere, ragazzi, questo è il nostro lavoro. Oggi dobbiamo darci una mossa e difendere il nostro territorio. Non so per quale motivo hanno tardato così tanto a darci l'ordine di partire. Infatti siamo ancora qua sul molo, stiamo aspettando che tutto sia completato per poter partire, salpare e, ragazzi, andare a combattere contro le navi nemiche. Quindi, in ogni caso, ragazzi, noi direi che ci stiamo sbrigando, perché vedete che c'è già un militare della Marina Militare, un mozzo, e abbiamo anche naturalmente qua un altro ufficiale che ci stanno aspettando per salire a bordo della nave. Ma dovremmo essere completamente pronti, ragazzi, quindi io direi che saliamo a bordo. Adesso sento un po' di c'è uno lì. Cosa sta facendo quello lì? Sta facendo le flessioni. Cosa sta facendo? Lo vedete anche voi? Non ne ho idea, ragazzi. Ma in ogni caso, noi saliamo a bordo della nave. Ed eccoci qua a bordo, ragazzi. Sì, effettivamente questo nostro compagno stava facendo un paio di flessioni, probabilmente qua di push up. Non lo so. In ogni caso, noi entriamo a bordo della nave, ragazzi, che ve la devo far vedere perché è una figata pazzesca. E vediamo di comandarla, appunto, per portarla fuori dal porto. Aspettare anche i nostri compagni che si trovano esattamente, vedete, dentro questo complesso. C'è un'altra delle nostre navi militari. C'è un incrociatore, e quindi aspettiamo un attimo che siano tutti pronti, che siano pronti anche loro. Ok, ed eccoci qua entrati, ragazzi. Allora, per noi no, questo è un vicolo cieco. Dobbiamo andare di sopra, di qua, nella sala di comandi, perché dobbiamo comandare e gestire la situazione, ragazzi. Noi siamo il capitano di questa nave, dobbiamo assicurarci che tutto il nostro equipaggio sia al sicuro, e dobbiamo naturalmente assicurarci che i nemici non ci ingannino e non ci mandino in trappola, non ci intrappolino, perché è tutta una questione mentale, ragazzi. Questo lavoro è tutta una questione mentale, c'è poco da fare. Un attimo che mi sono perso, perché questa nave è veramente enorme. Io la conosco come le mie tasche, ma mi sono perso. Ok, eccoci qua, ragazzi. Benissimo. Allora, questa è la sala di comando. Vedete, adesso ci sono. Questa è ovviamente tutta la strumentalizzazione che utilizzeremo oggi. E abbiamo i nostri compagni. Appena, ragazzi, ci danno il via e siamo pronti per partire, partiamo, perché non perdiamo altro tempo, ragazzi. Benissimo, ragazzi, abbiamo l'ok. Possiamo partire. Siamo partiti, come vedete, dal molo. Si è mossa anche l'altra, ragazzi. Si è mosso anche l'incrociatore. E sembra che. Oh, ok, no, no, si sta muovendo, si sta muovendo. Perfetto, ragazzi. Noi avanziamo, avanziamo con la nostra nave. Naturalmente oggi il mare è completamente piatto, poi essendo così enorme la nave non c'è nessun problema, le onde non ci scalfiscono minimamente. Quello che ci scalfisce sono i proiettili, quello effettivamente sì, i missili più che i proiettili. Quindi, ragazzi, noi cerchiamo di raggiungere il nemico. Anche l'altra nave ci sta inseguendo, così almeno possiamo mantenere una distanza ma essere comunque uniti in caso di emergenza. E cerchiamo di salpare verso, appunto, vedete, verso il nostro, verso il mare, verso l'oceano, verso tutto quello che, ragazzi, possiamo fare per difendere il nostro amato paese. Non so perché, ragazzi, ma non so se lo vedete là dietro, ma il nostro compagno è un po' storto, è tipo, lo vedete che tipo la nave è un po' così, la loro. Non so per quale motivo, ma boh. Vabbè, forse hanno caricato male i carichi, hanno messo tutti i pesi verso una parte, quindi si sta un po' imbarcando, ma non lo so, non è una cosa che dovremmo fare in una nave da guerra, ma in ogni caso è così, ragazzi, non posso dirvi niente. Latitudine nord 48 gradi, longitudine ovest 123 gradi. Vedete, abbiamo temperature dell'olio, temperature dell'olio sinistra e destra, perché abbiamo due motori destra e sinistra, vedete, con tutti gli RPM, e ovviamente sono uniti, vedete, sono 6676 sia per il lato sinistro che per il lato destro. Abbiamo la pressione dell'olio che è 98 sia destra che sinistra, è tutto esattamente identico, ragazzi. Ci stiamo muovendo a una velocità di 58 nodi al momento, lo vedete qua in a sinistra, e naturalmente abbiamo tutte le cose, abbiamo il radar, abbiamo la bussola, abbiamo tutto ciò che ci serve, ragazzi. Quindi adesso abbiamo addirittura, vedete, tutte le telecamere che indicano esattamente quello che sta succedendo. Le vedete lì negli schermi proprio davanti a me, ovviamente aggiornate in tempo reale. E quindi, attenzione, perché le eliche non stanno pescando. Ok, pescano, pescano. Ma c'era un'onda lunga e quindi non stavano più pescando. Il nostro compagno si è allontanato parecchio, ragazzi. Secondo la Marina Militare, ragazzi, e le nostre informazioni, dovrebbero trovarsi tra circa una decina di chilometri. Dovremmo trovare, appunto, la prima nave nemica e dobbiamo ovviamente cercare di contrastarla. Adesso vedete che qua dietro abbiamo la bandiera italiana, aspettate che è un po', vedete, con scritto Libeccio dietro, che è il nome della nave, naturalmente si chiama nave Libeccio, e vediamo di raggiungere i nemici.
Ragazzi, ci stiamo avvicinando ai nemici, siamo sempre più lontani dalla costa, infatti come vedete è scesa una nebbia veramente pazzesca, non si vede a un palmo dal muso della nave, è una cosa veramente incredibile che non si chiama muso nella nave ma si chiama naturalmente prua della nave. In ogni caso ragazzi, non vediamo assolutamente nulla, guardate la visibilità che abbiamo in questo momento, è pressoché zero, quindi dobbiamo stare molto attenti perché non vediamo i nemici, loro non vedono noi, abbiamo l'unico modo per vederli è naturalmente tramite il radar, e il radar in questo momento è abbastanza impazzito, non capisco esattamente quali sono i dati che ci dà. Inizio ad avere un po' di paura, perché secondo me ci stiamo avvicinando, i nostri compagni non li vediamo assolutamente più, ragazzi, sono completamente spariti, siamo solamente noi, stiamo navigando naturalmente usando la strumentazione, non possiamo navigare a vista perché non vediamo una ceppa, però per fortuna ragazzi ovviamente queste navi sono equipaggiate di tutto e di più, quindi dovremmo riuscire a vedere qualcosa, almeno se ci si dovesse avvicinare una nave nemica dovremmo riuscire ad essere in grado di vederla, insomma, ecco. Mi lasciate, potete dirmi, cioè vi posso dire che fa veramente paura, non ci sto capendo assolutamente niente ragazzi, è una cosa terribile, io ho paura di trovarmi un missile o un torpedo da un momento all'altro ragazzi, che ci distrugge la prua della nave e poi finiamo praticamente malissimo, finiamo peggio delle navi nemiche quando ci hanno incrociati fino adesso. Vedessi qualcosa, vedessi solamente qualcosa, caspita, è brutto l'oceano ragazzi, il mare è veramente pericoloso. Ho visto qualcosa, dobbiamo virare, dobbiamo virare, ho visto qualcosa, vedo una cima, vedete, c'è solamente una punta, forse voi neanche la riuscite a vedere ragazzi, si tratta solamente di una punta, vedo qualcosa laggiù, oh mio Dio, questa situazione ragazzi è terribile, proviamo a fare retromarcia, motori indietro tutta, li vedo, dobbiamo girarci verso di loro perché sennò non li riusciamo a vedere, non li riusciamo a prendere da davanti, dobbiamo avere sempre la prua puntata verso i nemici ragazzi perché sennò non riusciamo a colpirli decentemente, se abbiamo un lato siamo molto più vulnerabili, quindi dobbiamo assolutamente metterci dritti. Oh mio Dio, vedo qualcosa ragazzi, non so se si tratta dei nostri compagni ma mi pare che il palo sia troppo alto, non so sinceramente, li vedo pochissimo, è una cosa terribile ragazzi questa, è una figata ma allo stesso tempo è terribile. Ok, proviamo a girarci in questo, giriamoci, proviamo a girare attorno al nemico che forse non ci ha ancora visti, il radar non dice niente ragazzi, il radar non ci dà nessuna informazione, riuscite a vedere qualcosa? Secondo me no ragazzi, oh mio Dio. Oh caspita, ci siamo messi dritti questa volta. Sì, sembrerebbe essere... Che cosa diamine è, ragazzi? Non ci vedo... È una nave nemica? Dobbiamo essere sicuri prima. Caspita, non lo so, ragazzi. È qua davanti. Non capisco. Sì, bandiera nemica. Indietreggiamo. La vedo da qua. Bandiera nemica. Gli siamo praticamente arrivati qua prima di vederli, ragazzi. Ma sembrano affondati. Non capisco. Sembrano storti. Non stanno reagendo. Non si stanno muovendo. Sembrano già affondati, ragazzi. Non lo so. Non ho più pallida idea. Li vedete? Oh mio Dio, è una cosa incredibile. Proviamo a fargli il giro attorno, non lo so. O spariamoli direttamente, ragazzi. Ho visto la bandiera nemica. Spariamo direttamente. Sapete che cosa? Indietreggiamo un attimo, spariamo direttamente. Cioè, io non voglio prendere il rischio, ragazzi, di che sia qualcosa. Guardatela, oh mio Dio, è enorme. Abbiamo sparato un missile, non è successo niente. Sì, wow, li ha colpiti. Oh, che figata, ragazzi. Riproviamoci. Vai, colpo, sott'acqua. Li ha colpiti. Li sta colpendo di brutto, ragazzi. Sentite che casino. Riproviamoci di nuovo, ultima volta. Vai, continuiamo a colpire. E sono arrivati i missili. Wow, e sono arrivati, ragazzi. Non capisco se di certo ha preso tanto danno, anche perché ragazzi siamo lateralmente, quindi ha preso decisamente tanto danno. Oh mio Dio, è un relitto, è praticamente un relitto. Sta affondando di brutto ragazzi, sta affondando di brutto. Oh mio Dio, incredibile, ve la voglio far vedere da vicino ragazzi, vediamo se riesco a farvela vedere da vicino. Scendiamo un attimo da qua, ve la faccio vedere da vicino perché vale la pena. Wow, guardate ragazzi, vediamo se riusciamo a uscire sul ponte, guardatela, eccola qua ragazzi, sta affondando di brutto. Guardate che nave, incredibile, e aveva la bandiera, non so se ce l'ha ancora, la bandiera da guerra naturalmente inglese, no, non ce l'ha più, mi sa che l'abbiamo distrutta, adesso stanno piano affondando, naturalmente non è facile affondare una nave da guerra nemica, sì, la bandiera gli si è completamente distrutta con le esplosioni, non ci credo ragazzi, wow, noi torniamo nella nostra cabina e vediamo di andarcene da qua. Innanzitutto comunichiamo ragazzi naturalmente agli altri che abbiamo abbattuto la nave e che abbiamo visto una nave nemica completamente ferma qua in mezzo al mare, vediamo se c'è qualcun altro qua in giro, oppure ragazzi aspettiamo la notte o domani mattina, almeno dobbiamo aspettare quando la nebbia si dirama perché sennò veramente è un casino. Nave militare nemica a vista ragazzi, fortunatamente si è diramata quella nebbia schifosa che c'era prima e possiamo vedere qualcosa. Attenzione perché ho paura che si girino verso di noi, e come vedete laggiù c'è una nave nemica, la possiamo vedere, si sta girando, sta avanzando verso la città, vediamo di fermarla, proviamo a sparare, non so se arriveranno i colpi fin laggiù però vediamo. Ok, abbiamo sparato i siluri, vediamo se arrivano fin laggiù. Wow, sì, qualcosa hanno fatto ragazzi. Ok, attenzione perché potrebbe girarsi da un momento all'altro. Attenzione, sembra si stia girando ragazzi.
ragazzi, si stia girando e sta avanzando. Avviciniamoci ancora di più. Diamogli un altro colpo, un altro colpo. Vai. Wow, un altro colpo. Vediamo se arriva. Non è arrivato, ragazzi. Questa volta non è arrivato, ha fatto cilecca. Altro colpo. Ok, partito, partito, partito. Partito. È arrivato. È arrivato, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Altro colpo ancora, ragazzi. Vediamo se glielo riusciamo a colpire. Wow. Colpi, ancora colpi, ancora colpi, ancora colpi. Ancora colpi. Wow, no, ci hanno abbattuti. Non ci credo. Ci hanno abbattuti. Ci hanno abbattuti. Non ci credo. Va! Non ci posso credere. Stiamo affondando. Affondiamo, 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 affondiamo. No! E rieccoci qua, ragazzi. Allora, come vedete, ci troviamo sulla Garibaldi e dobbiamo prendere un aereo, naturalmente. Un aereo bombardiere. Un aereo che bombarda e rilascia, appunto, una serie di bombe a tappeto. Un attacco veramente di quelli, ragazzi, al tappeto contro una nave nemica. Ed eccolo qua, il nostro velivolo. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Purtroppo questo qua non era possibile crearlo dell'aviazione, appunto, italiana, militare. Però, ragazzi, guardate che bella la nave, la Garibaldi. È veramente, veramente incredibile. È una cosa bellissima. E quindi, a questo punto, ragazzi, io direi che senza perdere altro tempo prendiamo naturalmente l'aereo, perché dobbiamo sbrigarci, dobbiamo raggiungere la nave nemica per abbatterla, almeno provare ad abbatterla. Non saremo gli unici aerei sul posto, ma abbiamo bisogno naturalmente di attacchi un po' più importanti. Loro ovviamente hanno delle torrette antiaeree a bordo, quindi non so se ce la faremo così facilmente, ma dobbiamo farlo, ragazzi, così è la guerra. Benissimo, signori, siamo pronti, siamo in posizione, vediamo il nemico, siamo pronti, quando volete, tra 3, 2, 1, partiamo, via, 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 via. Non abbiamo tanta pista, non abbiamo tanta pista qua, ma ci basta a decollare, naturalmente, ragazzi. Ci basta a decollare. Ok, allora vediamo di rallentare. Rallentiamo, 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 rallentiamo. Ecco la nave nemica, ragazzi. Ecco la nave nemica. Dobbiamo fare un paio di manovre qua intorno, ok? Un paio di manovre. Siamo attenti, facciamo un giro dall'altra parte. Vediamo di tornare verso la nostra nave. Vediamo di tornare verso la nave nemica. Attenzione. Wow, siamo puntati da qualcuno. Siamo puntati da qualcuno. Attenzione, 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 attenzione. Dobbiamo fare manovra evasiva. Manovra evasiva, manovra evasiva. Oh mio Dio, abbiamo evitato al limite. Abbiamo evitato al limite l'attacco. Al limite l'attacco. Avviciniamoci alla nave, avviciniamoci alla nave, ragazzi. Apriamo, 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 apriamo. Apriamo, apriamo, apriamo. Vai, 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 vai. Vai, vai, bombe, 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 ragazzi. Rilasciamo le bombe, rilasciamo le bombe, rilasciamo le bombe. Un po' in anticipo, un po' in anticipo. Vai, 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 bombe, 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 bombe. Ok, dovremmo aver colpito la nave. Dovremmo avercela fatta, dovremmo avercela fatta. Torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Chiudiamo, ragazzi, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Wow, oh mio Dio, sentite che casino, sentite che casino. Ci hanno sfiorato. Ci stanno sfiorando i colpi, ci stanno sfiorando i colpi, ci stanno sfiorando i colpi. Non so cosa dirvi, ragazzi. Oh mio Dio, vediamo se la nave è stata distrutta oppure no. Vediamo se la nave a che punto è, ragazzi. Se abbiamo mandato a segno il nostro colpo. Non ho idea, ragazzi, non ne ho idea. Rallentiamo di nuovo, apriamo di nuovo, apriamo di nuovo. Seconda ondata, vai, 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 vai. Forse un po' in anticipo, forse un po' in anticipo. Vai, 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 vai. Colpisci, colpiamo, 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 colpiamo la nave. Dobbiamo prenderla per forza. Abbiamo tirato così tanti colpi, ragazzi. Guardate, 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 guardate. Sì, sì, no, abbiamo evitato esattamente sul punto. No, abbiamo, no, non ci credo, ragazzi. L'unico momento in cui abbiamo fatto pausa era quello della nave, ragazzi. Incredibile, incredibile. Sentite quanti colpi, che casino stiamo facendo solamente noi. Ne ha fatto veramente un casino. Ma forse, forse la prima volta siamo riusciti a colpire, ragazzi. Forse la prima volta ce l'avevamo fatta. Non ne ho idea, riapriamo di nuovo, riapriamo di nuovo. Adesso siamo più bassi, dovremmo farcela, ragazzi. Adesso dovremmo farcela. Vai, 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 vai. Iniziamo già adesso, iniziamo già adesso, iniziamo già adesso. Vai, 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 dovremmo aver colpito. Dovremmo... Oh, attenzione, siamo stati colpiti noi. Siamo stati colpiti noi, siamo stati colpiti noi. Mayday, mayday, siamo stati colpiti noi. Attenzione, attenzione, attenzione. Torniamo verso la nave, torniamo verso la nostra nave. Oh, lo so se ce la faremo. Perdo potenza, perdo potenza, perdo potenza, perdo potenza. Oh mio Dio. Ah, ci hanno colpiti, ci hanno colpiti, ci hanno colpiti. Dov'è la nostra portare? Boh! Ok, signori, ci stiamo muovendo da un po' di giorni, non abbiamo ancora incontrato neanche un nemico. Apparentemente, fortunatamente, ragazzi, una nave nemica, vedete, una porta aerei. Non è una porta aerei, un incrociatore? Non ho idea, ragazzi, ma c'è qualcosa che si è schiantato lì, lo vedete? Si è letteralmente schiantato contro la riva, contro la costa, probabilmente è stato bombardato, forse da qualche aereo, non ne ho idea. Ma comunque, vedete, c'è una nave che sta avendo qualche difficoltà lì sul molo. E noi ci muoviamo, ragazzi, quelli dovrebbero essere degli alleati, adesso cerchiamo di raggiungerli e vediamo esattamente la situazione. Noi, ragazzi, siamo naturalmente un incrociatore della Marina Militare Italiana. Vediamo di stare appresso. Ok, non vedo molto quello che succede laggiù, ma da quello che sembra dovrebbe essere una nave italiana. Sì, dovrebbe essere la Garibaldi, se non erro. Sì, la Garibaldi. Ok, penso proprio di sì. Ragazzi, oggi abbiamo avuto una perdita piuttosto importante. Sfortunatamente la nostra nave, la nostra fregata Libeccio, è stata affondata un po' di ore fa, molto più a largo. Ma comunque dovremmo aver fermato almeno in parte l'avanzata nemica con abbattendo quelle due navi che siamo riusciti ad abbattere. Alla fine non hanno fatto un attacco così grande. Purtroppo ne abbiamo persa una, ma loro ne hanno perse due, ragazzi. Quindi di certo siamo decisamente messi meglio noi, ragazzi, per fortuna. In ogni caso, in questa nave deve esserci un problema di pesi, ragazzi, perché non so se lo vedete, ma continua a barcollare a destra e sinistra, a destra e sinistra. Penso veramente che abbiamo calcolato male il carico, o forse un difetto di fabbricazione. Non ne ho idea, ragazzi, ma in ogni caso vediamo di continuare e vediamo se riusciamo a trovare qualche non lo so, qualche nave nemica, qualunque cosa. Ok, le navi nemiche davanti a noi.
e c'è anche una nave amica, ragazzi. C'è anche una porta aerea amica. Una nemica, sì, una nemica. Anche se il radar mi dice che ci sono due navi, ma non ho idea di dove. Forse è sbagliato, forse si tratta dell'altra nave che stanno prendendo, non lo so. In ogni caso noi avviciniamoci, ragazzi, e vediamo di sferrare un attacco adesso che siamo di lato. Wow, ci stanno sparando loro? Ci stanno sparando loro, sì, ci stanno sparando loro, ragazzi. Vediamo di colpirli anche noi, cerchiamo di colpirli anche noi. Vediamo, spariamo, spariamo, spariamo per ora. Ok, 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 qualcosa abbiamo mandato a segno. Qualche colpo abbiamo mandato a segno. Attenzione, continuiamo così, ragazzi, continuiamo così. Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Continuiamo a sparare, anche se ne riceviamo tanti di colpi. Ma ragazzi, noi abbiamo un po' un vantaggio perché siamo solamente di punta e siamo molto più snelli, tra virgolette. Vedete? Attenzione, c'è stato un siluro. Ci ha colpiti? No, ok, per fortuna no. Sembra di no, stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Attenzione, proviamo a virare qua, proviamo a virare. Non so se ce la facciamo. Ci stiamo avvicinando parecchio, ma ci sta un po' sfuggendo, ragazzi. È un'altra porta aerea quella, non l'avevo neanche notata pensando a sparare. Ok, li abbiamo colpiti, li abbiamo colpiti, li abbiamo colpiti, li stiamo colpendo, ragazzi. Li stiamo colpendo, li stiamo colpendo. Attenzione, 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 attenzione. Ok, non sembriamo molto scalfirgli, sinceramente. Non sembriamo scalfirgli. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Wow, evitata, evitata. Guardate per quanto l'abbiamo evitata. Non ci posso credere. Per un millesimo di... No, adesso siamo noi quelli in svantaggio, in realtà. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, dobbiamo fare una manovra diversiva. Una manovra. Attenzione, attenzione, attenzione. Ci siamo stati colpiti? Mi sa di sì, ragazzi. Mi sa di sì. Ci stiamo piegando tutti su un lato. Ci stiamo piegando tutti su un lato. No, 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 caspita, no, caspita, no. Oh mio Dio, completamente affondati. Non ci posso credere, non ci posso credere, ragazzi. Abbiamo perso, mi sa che abbiamo perso. Le navi si stanno avvicinando verso la città. Purtroppo mi sa che abbiamo perso. Non lo so, ragazzi. Speriamo nel resto della flotta militare italiana, ragazzi. Speriamo che riescano a fermarli prima che arrivino, ma sono quasi arrivati. Ma avete visto che incrociato, cioè avete visto che navi enormi che avevano, incredibile. Detto ciò, ragazzi, lasciate un like sotto questo video se vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi su LSPDFR, vita reale, eccetera, eccetera. Abbonatevi per ricevere i tutorial sulle mod. Oggi esce il primo tutorial, ragazzi, sulle mod, come si installa, eccetera, eccetera. Inoltre anche per la serie Game Mod, Mafia Mod in anteprima e anche Zombie Mod e anche Child Mod, che non la dico mai, ma c'è anche quella. Poi vi spiegherò come installare e scaricare le mod vere e proprie. Poi potete installare la mia skin delle navi italiane e anche dei militari italiani. Appunto, sarete a posto e avrete esattamente come me le navi italiane. Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti. Arrivederci.